Buongiorno e benvenuti al terzo appuntamento dell'iniziativa Il Museo Racconta. Oggi vi presento Ruggero di Risa, pupo catanese armato risalente ai primi decenni del XX secolo e appartenente al mestiere di Natale Meli. Nella toponomastica carolingia, Risa era l'antico nome di Reggio Calabria. Si tratta di uno dei personaggi più amati dell'opera dei pupi. Giovanissimo paggio recapitava a Milone d'Anglante la ghirlanda di fiori inviatagli da Berta come pegno del suo amore. Istruito nella scherma dallo stesso Milone, diventava un valorosissimo cavaliere. In Biserta, facendo stragi immense di africani, avrebbe salvato dalla forca il suo amato maestro d'armi. Per 3 volte abbatteva il Monte d'Asia sotto Risa, umiliandolo tremendamente. Per di più faceva innamorare di sé la di lui sorella Galiacella e la sposava dopo averla convertita al cristianesimo. Infine moriva per tradimento, trafitto alle spalle dal fratello Beltramo, che aveva invano concupito la cognata Galiacella. L'identificazione proposta da Natale Meli sarebbe completamente pertinente se il pupo avesse sopracciglia e capelli biondi invece che neri. L'armatura, completa e di pregevole fattura, presenta pezzi più antichi, opera di Puddu Maia, e pezzi realizzati da Emilio Musmeci alla fine degli anni 50 del Novecento. Del primo sono la visiera a becco di passero, la corazza sana con un'aquila dal disegno più arcaico e stilizzato, il dietro corazza, il cinto della farancina e lo scudo rotondo con la tipica colomba alla maglia. Di Emilio Musmeci sono la colomba in 5 pezzi del cimiero, il bellissimo elmo alla palermitana, cioè con coppa senza paranuca a grondaia, che i pupari catanesi chiamavano così in gergo proprio perché ricordava gli elmi dei pupi palermitani, il colletto di ottone, cioè la gorgiera, le spalline a 3 fasce, i bracciali, i battenti della farancina, i cosciali, i gambali e le scarpe, che stranamente per un pupo di così pregiata fattura sono di latta e non d'ottone.